La carrozza lasciò a Valle Renia poche case, un anonimo agglomerato che si chiudeva nel silenzio della campagna. Bisani scese, pagò. Il cocchiere ringraziò con un cenno, afferrò le redini, si fermò in tempo. «Dove posso alloggiare?» chiese Bisani. «Dai Ferrandi», rispose l'uomo. «Il Ferrandi?» «Sì, Emilio Ferrandi ha una locanda lungo la strada. Mangerete bene». Ringraziò, vide la carrozza allontanarsi e sparire nelle ombre della sera. «Se mangerò bene», pensò, «dovrò pure accontentarmi. È l'unica taverna in paese, scommetterei». Si incamminò stringendosi addosso il mantello d'ordinanza. Giunse alla locanda in pochi minuti. Nessuna insegna, austerità ostentata pure all'interno, ma calda almeno. Un camino acceso e un profumo d'arrosto. «Buonasera», lo salutò con deferenza un omone. «Siete il Ferrandi?» «Per servirvi». «Sono l'ispettore Bisani, Alberico Bisani. Vorrei mangiare e una stanza, se ve ne sono. Domani devo raggiungere Col di Pietra». «Col di Pietra», ripeté l'oste come intontito. «È qui vicino», disse Bisani. «Noleggerò un cavallo». «Certo, certo», s'affrettò a rispondere l'uomo. Mai deludere un cliente. «Accomodatevi, prego». Bisani si sedette. Ordinò arrosto di maiale, verdure, vino della casa e un dolce. Ferrandi tornò poco dopo con del pane e una brocca di rosso. Disse di aver dato disposizioni per la camera, comoda al piano superiore. Poteva godersi il paesaggio della valle, aggiunse. Ne dubitava il Bisani, invitato dal duca della Torre in quel paese dell'Appennino centrale a indagare sul Col di Pietra. Sul suo cimitero, a dire il vero, ispettore di polizia relegato a Camposantaro. Consumò la cena in fretta. Quell'incarico gli aveva tolto il gusto del buon cibo. S'alzò all'alba, si lavò al catino, si vestì e scese per la colazione. Una donna portò in tavola del pane, frutta di stagione, uovo sodo, alcuni biscotti e latte caldo. Bisani mangiò tutto e si fece preparare un sacchetto con il pranzo, che non sapeva quanto sarebbe stato fuori. Sazio pagò e chiese all'oste dove poter prendere un cavallo. «Al maneggio Franzolini», rispose l'uomo. «Poco più avanti c'è una stradina sulla sinistra che ci arriva. Dite ad Agostino, il proprietario, che vi mando io». Bisani ringraziò e uscì. La mattina era fresca, il sole di fine inverno appena tiepido. Lungo la strada incontrò un pastore che lo salutò. Le pecore s'aprirono a ventaglio scorrendogli ai lati e Bisani proseguì come un moderno Mosè, ma a differenza del patriarca, senza leggi, né seguito. Al maneggio noleggiò un maremmano, robusto ma agile. Si fece indicare la strada più breve per Col di Pietra e anche il Franzolini restò come interdetto a sentire quel nome. Bisani ne dedusse un certo astio rivalità fra i due paesi. Salutò e spronò il cavallo. Giunse a destinazione dopo un'ora o poco più. Col di Pietra era arroccato su un colle quasi spoglio. Ciuffi di ginestre non ancora in fiore che spuntavano fra i massi, lecci e arbusti che si facevano strada nel terreno povero e spento. Le prime case del paese erano avvolte dal silenzio. Non c'era un'anima in giro. Tutti già in campagna, pensò Bisani. Proseguì attraverso il paese. Da qualche finestra notò con la coda dell'occhio tende scostarsi, fuggenti sguardi osservare nell'anonimato. Forse avevano riconosciuto la divisa, si disse, o forse era il consueto modo d'accogliere un forestiero. Arrivato alla fine dell'abitato, la strada continuava verso valle, perdendosi nella vegetazione che rinvigoriva a mano che si scendeva di quota. Fermò il cavallo sul ciglio, buttò un occhio giù, nella campagna silente. Aveva trovato il cimitero. Legò il cavallo a uno steccato e osservò quel luogo di riposo eterno, ultima tappa delle spoglie mortali prima dell'estrema consunzione. Da una tasca tirò fuori gli ordini del duca. Una richiesta, in realtà. Gaetano della Torre provava per l'ispettore una sincera amicizia, in virtù della vita che gli doveva, salvata per un soffio, anzi, per un colpo di schioppo, dall'aggressione di un brigante qualche anno prima.
e da allora l'aveva tenuto in gran conto il duca, come promesse di promozione, favori e quant'altro. Schivo, poco propenso ai giochi della nobiltà italiana, Alberico Pisani s'era tenuto abilmente in disparte. Si prodigava di passare inosservato, di far cadere nell'oblio della licenziosità ducale la sua presenza, con l'intento di cancellare perfino il ricordo di quella notte di tempo addietro, quando rincasando scoprì il della torre a terra e l'aggressore, il volto coperto, pronto a menare il decisivo fendente. Uno sparo tempestivo quanto preciso e i corpi a terra furono due. Ma quello del duca, seppur imbrattato di sangue criminale, si rialzò. Pisani rilesse la richiesta, redatta in fretta, lo vedeva dalle finali non più svolazzanti come erano solite nella grafia ducale, ma sfuggenti, incerte perfino, qualcuna che s'andava a congiungere con l'iniziale appresso. Il testo chiaro però, senza tentennamenti o doppi sensi. Lo pregava il duca di indagare su un'insolita scoperta accorsa al camposanto di Col di Pietra. La voce gli era giunta da un intimo amico che, passando di là di ritorno da un viaggio, aveva saputo una strana storia dal custode, che tale più non era ormai da due mesi. Al cimitero di Col di Pietra, pareva, nessuno era più sepolto. «Dove sono finiti i morti?» si chiese Pisani mentre vagava come uno spettro in carne e ossa per i tumuli vuoti. Il cancello appena socchiuso, al tocco della sua mano, s'era spalancato cigolando sul lastricato in cui l'erbaccia era pronta a prendere il sopravvento. Le lapidi, molte rovesciate, indicavano nomi di gente che non dimorava più in quel luogo, sparita ora chissà dove. «Che se ne fanno dei morti?» si chiese ancora mentre scendeva in una tomba di famiglia, marmoreo mausoleo annerito dal tempo. Giù, dove accese un fiammifero per far luce in quella piccola tenebra, le tombe erano scoperchiate, ma non lesse effrazioni, danni. Risalì in superficie e continuò il giro. Fu un cenotafio ad attrarre la sua attenzione, enigmatico nella sua semplicità, nella ferrea logica. Soltanto chi è morto non può più morire. Pisani volle sorridere, ma non vi riuscì. Preferì proseguire, lasciarsi alle spalle quell'inquietante verso che conteneva tutta l'angoscia dell'umanità. Intimità lucida che inconsciamente accompagnava i vivi lungo la strada dell'esistenza. Il pensiero della morte lo pervase, gli rafforzò una consapevolezza prima solo supposta, o forse celata, assopita, tenuta lontano dalla mente, ora riaffiorata vicino a una sposa novella nella solitudine nuziale. I fiori erano secchi ovunque. Là, dove riposavano, dove avrebbero dovuto riposare, si corresse mentalmente Pisani. In più, non passava nessuno da settimane. Uscì dal cimitero. Tombe vuote, il silenzio della carne decomposta, spoglie venute a mancare al ricordo dei cari. Si chiese cosa ne pensasse Col di Pietra, chi fosse il responsabile. Il primo passo nell'indagine era compiuto. Il luogo del delitto visitato, controllato. Nulla da riferire. Seguiva ora la seconda parte, l'interrogatorio. Si diresse verso il paese. Notò ancora movimenti di tende oltre i vetri. Omertà campagnola. Sanno chi sono e perché sono qui, pensò Pisani. Ma evitano d'uscire. Dunque, qualcosa conoscono di tutta la faccenda. Bussò a una porta, sentì passi avvicinarsi, un chiavistello girare e sulla soglia comparve un'anziana nero vestita, il volto inciso dal dolore e dalla fatica. «Buona giornata», la salutò l'uomo. «Sono l'ispettore Pisani. Posso farvi qualche domanda?» «Non siete del Camposanto», rispose la donna, decisa, fredda. Sapeva, discolparsi senza neanche conoscere cosa ho da dire. «Giochiamo d'astuzia», pensò Pisani. «Non ne dubito, signora», disse. «Da quando non andate al cimitero?» «Ci sono stata due mesi fa». Due mesi, da quando il custode aveva abbandonato l'incarico, impiego perduto per mancanza di lavoro. «E era tutto come prima?» L'anziana lo guardò senza capire. «Giusto», pensò Pisani. «Sta recitando la parte della gnorri, quindi non può capire cosa sto dicendo». «Intendo,
Avete visto qualcosa di strano? Che poi, strano vuol dire tutto e niente. Ma Bisani non trovò parola migliore. E che ci sta di strano a un camposanto? Domanda pertinente. Da questa non cavo nulla, pensò l'ispettore. Ringraziò la donna e salutò. Giunse alla bottega di un artigiano. Ceste, contenitori, utensili in legno erano esposti accanto alla porta aperta. Dentro un batter di martello contro legno. «È permesso?» domandò. «Avanti!» fu la risposta. Nessun indugio. Anzi. «Buongiorno!» salutò Bisani. Si presentò. «Buongiorno!» rispose l'uomo. «Siete qui per il Camposanto?» Non era una domanda. Bisani restò quasi interdetto. S'era aspettato reticenza e ora trovava collaborazione. «Sì», disse. «Sapete dirmi qualcosa?» «Lo sa il diavolo cos'è successo», rispose l'artigiano. «I morti che lasciano le tombe non sono opera di Dio». «Già», rispose Bisani. «Voi non pensate che qualcuno...» «Chi?» l'interruppe l'altro. «Che se ne fanno di tutti questi morti? Alcuni stavano là da un secolo. Sono polvere ora». Deduzione condivisibile. «Io come uomo di polizia», cominciò Bisani, «ho il dovere...» «Certo, certo», di nuovo interrotto. «Ma c'è poco da fare, sapete? Qui ormai non esce più di casa nessuno quando scura. La gente ha paura di ritrovarseli davanti». «I morti». Facile indovinare chi intendesse. «Ma sembra che... beh...» «Cosa?» «No, niente, son voci», s'affrettò a rispondere. «Io mi faccio i fatti miei e tiro avanti e la sera sprango la porta». Qualcosa non quadrava. Doveva riuscire a far parlare l'uomo, anche una sola parola. «Stavate dicendo qualcosa, continuate». L'uomo scosse la testa mentre continuava a lavorare. Pensieri che confabulavano nella sua mente come tante comari a sparlare di qualche giovane troppo sveglia. «Dove alloggiate?» chiese invece l'uomo. «Conto di tornare a Ballerenia entro stasera». «Meglio così», disse l'altro. «Qui c'è la taverna dell'ultimo passo, fuori dal paese. È chiusa adesso, evitatela. C'è qualcosa là dentro che non è di questo mondo, ma si mangiava bene una volta, nel 74, me lo ricordo». «Che intendete?» «Sono voci, come vi ho detto, ma non andate là». Lo disse senza convinzione, senza emozione, anzi, come se volesse far passare un messaggio contrario. Bisani ringraziò l'uomo, che rispose con un cenno del capo senza alzare lo sguardo, e uscì. Riprese la strada che portava al cimitero, ma lo superò. La taverna dell'ultimo passo era oltre, come aveva detto l'artigiano. Capì d'essere vicino alla sua destinazione quando il cavallo iniziò a imbizzarrirsi. Bisani faticò a calmarlo, sussurrandogli qualcosa nell'orecchio, ma l'animale non volle più muoversi. Indietreggiava. Infine l'uomo vi rinunciò. Lo legò a un albero, controllò la rivoltella a Bodeo, se la rimise in tasca senza armare il grilletto e proseguì a piedi. Aria ammorbante, pensò. Intorno era sceso un insolito silenzio. Bisani osservò il paesaggio. S'era addentrato in una zona della vegetazione fitta. La strada, poco più larga di un sentiero, scendeva a valle fra lecci, asparagine e arbusti spinosi. «Chi apre una locanda qui in mezzo?» si chiese, ma poi capì. Un tempo c'era stata vita in quella contrada. Incontrò ruderi di casali, muretti crollati, sommersi da piante infestanti, oggetti corrosi dalla ruggine che non riuscì a identificare. L'artigiano aveva detto che nel 1874 la taverna era attiva. Dopo più di 20 anni, com'era ridotta? Mentre camminava, rifletté sulle parole dell'uomo. Voci che circolavano, cose che non appartenevano a questo mondo, e le collegò ai morti spariti del Camposanto di Col di Pietra, alla ritrosia dei paesani, al cavallo terrorizzato da qualcosa. Cos'era in atto da quelle parti? Si chiese ancora. Domanda destinata a restare insoluta. Era arrivato alla taverna dell'ultimo passo. Oltre non si poteva andare.
Da qui il nome curioso, sinistro anche, l'estremo lembo a cui giungere. La locanda era addossata a una parete rocciosa. La strada finiva là, dove s'alzavano i muri sbreccati, macchiati della vecchia costruzione. Ma non pareva abbandonata, anzi. Bisani s'era aspettato il tetto sfondato, finestre senza più vetri, la porta spalancata come una bocca oscura, intorno segni di rovina, desolazione. Trovò invece la porta chiusa, le imposte in ordine e oltre i vetri movimenti, volti che osservavano l'inatteso avventore senza nascondere la propria curiosità. L'osteria aveva riaperto e l'artigiano non ne sapeva nulla, si domandò di nuovo Bisani. Evitatela. Perché? L'uomo non l'aveva spiegato, o almeno era stato abbastanza ermetico, custode di qualche occulto segreto che non poteva divulgare. C'è qualcosa là dentro, che non è di questo mondo. Che intendeva? Dunque, si disse l'ispettore, l'uomo sapeva e non voleva darlo a intendere. Si trincerava dietro strane voci che giravano, ma in realtà Bisani ne era certo. Conosceva tutta la verità. Ma si mangiava bene una volta. E Alberico Bisani aveva fame. Si ricordò dell'incarto con il pranzo che s'era fatto preparare dalla moglie di Ferrandi, ma l'aveva lasciato sulla sella. Meglio, pensò. Forse si mangia ancora bene, qui all'ultimo passo. Raggiunse la taverna e bussò. Gli aprì l'oste. Dalla soglia l'ispettore avvertì aromi differenti, odori di cibo che cuoceva dalla cucina, ma nell'aria anche qualcos'altro. «Buongiorno», disse l'uomo. «Buongiorno a voi», rispose Bisani. L'oste indicò un tavolo. Bisani entrò e sedette. Occhi lo squadrarono come se vedessero un estraneo. E lo era in fondo, ma lesse di più in quegli sguardi indagatori, profondi. E si chiese chi fosse quella clientela, da dove provenisse, perché sapeva che la taverna era ancora aperta se a col di pietra la facevano chiusa da tempo. Una donna portò lui del pane e una mezza caraffa di vino. Bisani se ne versò un bicchiere, lo sorseggiò, gli piacque. Mentre attendeva di mangiare, cercava di apparire indifferente alle continue occhiate, ai brusii che, sospettava l'ispettore, avevano lui come oggetto. Di tanto in tanto, con studiata noncuranza, buttava uno sguardo qua e là per il locale. Prendeva nota nella sua mente di tutto quanto lo circondava, come alcuni clienti in fondo vestiti con abiti fuori moda. Si tenevano in disparte, ma Bisani riconobbe fogge inconsuete. Nessuno a parte lui parve farci caso. La donna tornò al suo tavolo, poggiò una scodella con un brodo di manzo. Fece per allontanarsi, ma Bisani la fermò. «Pensavo fosse chiuso», disse. La donna lo fissò senza dire nulla. «Ma avevano detto che la taverna era chiusa da anni», aggiunse Bisani. «Su, al paese». «Siamo aperti», rispose la donna e se ne andò. «Qui intorno nessuno vuol parlare, a quanto pare», pensò l'uomo. Cominciò a mangiare. Il brodo era buono, tipici sapori della campagna che gli diedero piacere al palato e allo spirito. Quando finì, la donna tornò e lasciò un piatto di affettati misti con formaggi e salse e si allontanò in fretta, come se temesse d'essere di nuovo interrogata. Era sicuro Bisani che anche lì sapevano chi fosse e perché fosse venuto. Pranzò per alzarsi e andare a pagare quando qualcuno si avvicinò al suo tavolo e sedette, senza chiederne il permesso. Bisani riconobbe la divisa ed ebbe un sussulto. Era un fuciliere dell'esercito dello Stato Pontificio. Quella divisa risaliva almeno a un secolo prima. «Sottotenente Ludovico Randoni, per servirvi», disse il soldato. «Sono Alberto Bisani», rispose l'ispettore. «Sappiamo chi siete», interruppe l'altro. Bisani si spiegò allora tutte quelle occhiate. «Chi aveva avvisato quella gente del suo arrivo?», si chiese. «Le voci corrono, ispettore», disse l'ufficiale, come a rispondere alla domanda inespressa di Bisani. «In specie in campagna». «La vostra divisa», cominciò l'ispettore, ma non seppe come continuare. «Ero a Forte Urbano», disse Randoni. Bisani non conosceva quella fortezza. Osservò bene il soldato. Il giustacuore, logoro, era forato in più punti.
attorno macchie scure che s'erano allargate. «So cosa vi state dimandando», disse l'ufficiale. «Guardatevi all'intorno. Cosa vedete?» Pisani volse lo sguardo nella taverna. Adesso lo stavano osservando tutti. Non c'era curiosità nei loro occhi, solo un vago senso di lontananza. Non parevano provare emozioni nel fissarlo. Era un estraneo, qualcuno al di là del loro mondo. Ma l'ispettore notò anche qualcos'altro. I tavoli a cui sedevano non erano apparecchiati. Nessuno di loro stava mangiando. Ogni uomo, donna, bambino era come un'immagine a sé, presa dalla sua realtà e inserita in un'altra. Avvertì uno degli aromi sentiti poco prima, un odore stantio di... «C'è qualcosa là dentro, che non è di questo mondo!» Terra smossa, legno vecchio, pietra umida. «Evitatela!» Non l'aveva fatto, anzi, vi aveva perfino mangiato, e bene. E ora trascorreva il tempo conversando con uno degli avventori, un soldato che indossava una divisa non più in voga, di uno stato non più esistente. Un soldato che era stato... «Nella battaglia di Faenza», terminò il fuciliere. «Tre colpi di quei dannati francesi, e per me vi fu ben poco da fare. Qualcuno mi portò a casa, a col di pietra. C'è qualcosa là dentro, che non è di questo mondo». «Dov'era finito?» si chiese Pisani, mentre i pensieri si mescolavano fra loro in un turbine di immagini, domande, paure, superstizioni, storie. «Son voci. Sembrate sempre anticipare una mia domanda», disse l'ispettore. «Son curioso di conoscere la sua risposta ora», pensò. «Siete giustamente meravigliato», disse Randoni, «ma sono convinto che abbiate compreso l'intera questione». Non ne era certo Pisani. Sospettava, questo sì, temeva anzi. E ripensando alla sua missione, coi fatti di cui era venuto a conoscenza, si domandava cosa avrebbe dovuto riferire al duca. «La verità», l'anticipò ancora il soldato. «Non abbiate cagion di credere. Nonostante siate attento a doveri imposti, dovete accettare ciò che vedete, ciò che è accaduto. Non dico che dobbiate cimentarvi in cose che sono fuori della vostra competenza, ma nemmanco che dobbiate negarle». Pisani, a quelle parole, non seppe cosa rispondere. Si ricordò in quel momento di una frase del Vanetti, nell'opera sulla dimora di Cagliostro e Roveredo. Alcuni poi credevano che resuscitasse i morti e li facesse con i vivi sedere a mensa e parlare. «E tranquillizzate pure gli altri», aggiunse poi Randoni. «Noi ora facciamo vita claustrale, non abbia tema di incontrarci lungo il camino». E li facesse con i vivi sedere a mensa e parlare. Pisani s'alzò stralunato. Gli parve d'esser brillo. Aveva bevuto, sì, ma quel tanto cui era abituato, e a stomaco ben pieno. «Devo pagare il conto», disse più a se stesso che al fuciliere. «Non v'è ragione di farlo», disse Randoni. «Siete uomo d'ingegno, non potete pagare ciò che non avete consumato. E a noi il denaro non è più necessario». Uscì dalla taverna, seguito dagli sguardi degli altri. Chiuse la porta alle sue spalle, s'allontanò. Dopo alcuni metri si voltò a guardare la vecchia costruzione. Era ancora là. Per un attimo aveva sperato che fosse svanita, che tutto fosse stato un sogno, a cominciare dalla lettera del duca. Invece era lì, e oltre ai vetri, Pisani scorse movimenti. Riprese la strada e soltanto allora s'accorse d'aver fame. Il brodo di manzo, gli affettati, i formaggi, il vino, non aveva mangiato nulla in realtà, non nella sua almeno. Si ricordò del pranzo che aveva lasciato col cavallo, quello almeno è reale, si disse. Trovò l'animale qualche minuto dopo, dalla sacca prese l'incarto e sedette a mangiare, poi montò in sella e tornò indietro. Mentre attraversava col di pietra, le tende si scostarono nuovamente, ma non se ne curò. Si fermò invece alla bottega dell'artigiano e chiamò l'uomo all'interno. I colpi cessarono e l'uomo s'affacciò. «State pur tranquilli», disse Vessani. «Non c'è nulla da temere. I morti non mordono». Voltò il cavallo e se ne andò. L'artigiano rimase sulla soglia a vederlo allontanarsi,
Poi rientrò a lavorare. Bisani se la prese comoda lungo la strada per Vallerenia. Studiò cosa dire al duca, cosa scrivere nel rapporto, ma non gli venne in mente nulla di convincente. Come poteva spiegare ciò a cui aveva assistito? Dopo aver riconsegnato il maremmano al maneggio, fece ritorno alla taverna del Ferrandi, salì sulla sua stanza e si buttò sul letto senza neanche spogliarsi. Egregio signor duca, nella mente di Bisani si formavano e si disfacevano frasi. Decise di riposare fino all'ora di cena. L'indomani sarebbe ripartito con la carrozza e una volta a casa avrebbe pensato al rapporto da scrivere e spedire al duca. Di una cosa però Bisani era certo: soltanto chi è morto non può morire. In tutta quella faccenda, per quanto inverosimile fosse, erano stati gli altri ad aver avuto la meglio, quelli a cui nessuno avrebbe più potuto togliere nulla, neanche la vita.